Benvenuti in un mio primissimo video tag. È roba da donne, dici? Nah, io non penso. Error. Evolution. Sarà una figata, ragazzi. Vi spiego. Risponderò a una serie di domande praticamente già create da un'altra persona spagnola, che però poi a sua volta è stata preso questo tag da un altro, che poi è arrivato in qualche modo a Mandorle Cioccolato, una donna molto carismatica che ne sa un macello sui profumi, che vi invito ad andare a seguire se vi piacciono anche le recensioni sui profumi femminili, dalla quale io ho rubato a mia volta il tag. Spero non se la prenderà male, anzi, la saluto fortissimo. Una cosa che mi piacerebbe fare veramente tanto è unire questa bella community, ancora piccola piccola, in Italia, di amanti delle fragranze, amanti dei profumi. E questo video tag spero che sia il primo di molti divertentissimi tag insieme agli altri reviewer e videomaker che citerò in questo video. Infatti risponderò a delle fragranze sui profumi, ma alla fine di questo video ci saranno delle persone taggate che dovranno rifare lo stesso. Vedetela un po' come una sfida, no? Io ti lancio la palla, ti lancio la sfida e tu mi rispondi a queste domande. È una cosa bella, perché riesce a coinvolgere le persone che guardano i nostri video, ma in più riesce anche ad unire un pochino quello che sono le personalità in questa piccola community su YouTube Italia. Quindi rimanete fino alla fine se volete scoprire chi saranno le persone che taggerò in questo video. Allora, cominciamo con la prima domanda. Io sarò molto veloce, ragazzi, perché la mia collezione di profumi non è così ampia come alcune delle persone che citerò alla fine, ma sono abbastanza convinto delle risposte che darò. Allora, prima domanda: il profumo che indossi di più? Facile. Dylan Blue di Versace. Che profumo fantastico, ragazzi. Che profumo fantastico. Impossibile. Impossibile stare senza sta roba qui. Aromatico. Super maschio, intenso. Conquistatore. Incantevole. Scuro, ma allo stesso tempo con un cuore d'oro. È fantastico, ragazzi. Non potete non avere Dylan Blue nella vostra collezione. Andiamo avanti. Ce l'ho sta cosa di andiamo avanti dei blind sniff. Comunque, prossima domanda, ecco. Il profumo comprato recentemente, lo sapete? Narciso Rodriguez Blue Noir all'extreme, giusto? Ah, extreme. Che odore fantastico. Questo qui è un abbraccio talcato da uomo con un legno di sottofondo che è veramente ammaliante, super raffinato, che rilascia nell'aria un'aura di misticismo. Questo odore caldo, avvolgente, fresco, dinamico, per un uomo che ne ha veramente tanto dentro. Un odore che ti fa viaggiare proprio con la mente. Fantastico. Un legnoso talcato, muschiato da uomo. Stupendo, stupendo. Domanda 3. Il profumo che vuoi provare e acquistare? Ah, qui è molto semplice. Tutti, ma a parte questo, ce n'è uno che proprio mi intriga tantissimo, ragazzi. E lo devo prendere per forza, devo spendere questi soldi per forza. Ed è Calan, di Parfum de Marly. Uff, quanto amo la nota dell'arancio, ragazzi, voi non avete idea. Io potrei piangere. Devo comprarlo, devo averlo. Andiamo avanti. E lì, ah, c'è l'arancio con il Neroli.
Comunque, il profumo economico che preferisci. E qui in realtà ce ne sono due. E uno, non ci crederete mai, è un profumo che è diventato tra i miei preferiti di fascia bassa, cioè oddio, medio-bassa, perché non è proprio, non costa 10 euro, ma che io ho sentito solo dal campioncino. L'ho indossato in realtà, ho praticamente finito il campioncino, però l'ho indossato un paio di giorni, per bene, cazzarola quanto, mi incanta quell'odore lì. È un odore strano, particolare, ma molto morbido, cremoso, però allo stesso tempo fresco. E stiamo parlando di Starwalker di Montblanc. E ho messo anche Davidoff Cool Water, il profumo che quando non sai cosa spruzzare, ma vuoi il meglio del meglio addosso, per poco più di 20 euro, ti spruzzi Davidoff Cool Water. Un profumo dalle performance strabilianti, che non costa un niente, ok? Che mi riesce a far piacere la lavanda. È incredibile questa cosa qua. E che piace praticamente a tutti. Piace a tutti questo odore qui. Quindi Davidoff Cool Water, assolutamente. Il profumo che ami per i ricordi. Ecco qua. Allora, i miei ricordi sono divisi in due. Ovvero i miei ricordi per quanto riguarda i profumi e i ricordi invece legati a magari i profumi che sentivo sui miei genitori, no? Allora, io, per quanto riguarda il profumo dei miei ricordi veri e propri, è Acqua di Gio. Acqua di Gio. Che in questo caso addirittura abbiamo in versione aftershave, che mi è stata regalata dalla mia ragazza. Acqua di Gio mi riporta indietro di tanto tempo, perché è stato per lungo tempo il profumo di mio padre. E ce l'aveva sempre in macchina. Lo teneva sempre in macchina, e lo spruzzava quando doveva scendere dalla macchina. Un profumo di gran classe, grande stile. Mio padre è sempre stato un uomo tutto d'un pezzo, no? Un carabiniere, una persona molto... E questo è un profumo per quel tipo di persone. Ah. E quindi il profumo alla quale lego più i miei ricordi è Acqua di Gio, anche perché è molto vecchio come profumo, ma attualissimo. E poi ci sono diversi altri profumi, più che altro legati al mondo femminile, che possono essere quello di mia madre, di mia zia, di mia nonna. Io mi ricordo l'acqua di colonia di mia nonna, no? Che però non mi ricordo manco i nomi, solo se sento gli odori. E poi invece legati a me, proprio a me, ci sono praticamente... Io ho acquistato diversi profumi quando ero più piccolo, più giovane, ma due soltanto si sono fatti breccia proprio nel mio animo. E sono il primo, lo so, non ci crederete mai, ma è così. One Million, che profumo fantastico. Buonissimo. Punto. Non osate dire che One Million non è buono, perché vi uccido. One Million è buonissimo, ragazzi. Che poi sia inflazionato da far schifo, quello che vi pare, ma è stupendo. E ho tantissimi ricordi di me da più piccolo legati a One Million. E poi come non parlare di Allure, che adesso invece non c'è più, è stato riformulato, è stato fatto una... Non lo so. No, sapete che non lo so se esiste ancora Allure normale? Fatemelo sapere voi nei commenti se lo sapete. Ma preso tanti anni fa, ragazzi, sto parlando di 11-12 anni fa. La boccia era trasparente, completamente trasparente. Si chiamava soltanto Allure per uomo. Ed era buonissimo, fantastico, buonissimo quell'odore di fiori, fiorito da uomo, stupendo. E ho dei ricordi legati a quello, perché sono proprio andato con la voglia di prendere un profumo per me che mi rappresentasse proprio, e ho preso Allure. Dopo averne sentiti molti, insieme a un'amica, sono andato e ho preso Allure. E quello è un profumo che mi rappresenta tutt'oggi, perché io sono molto legato ai profumi fioriti. Il profumo che ama di più la tua compagna, e qui ci ho fatto una piccola aggiunta per una persona che alla fine saprete chi è. Quindi, il profumo che ama di più la tua compagna o gnagna preferita.
Allora, per me è semplice. La mia compagna, la mia ragazza, adora proprio follemente. Infatti sto facendo un video. Evidentemente ha sentito il richiamo. La mia ragazza adora follemente Pradalom. Ma che profumo micidiale, ragazzi. Ma che profumo è questo? Madonna mia, mamma mia. Che profumo è questo? È la roba più divina. Ok, qui stiamo parlando di divinità. Questo è un profumo che ispira veramente divinità. È una roba allucinante. La qualità del profumo che c'è qui dentro è una roba micidiale, ragazzi. Piace a tutti. Non ho trovato una persona alla quale non piace Pradalom. Un profumo avvolgente, che ti accarezza, un profumo cremoso, questo iris che lo permea, che gli dà quel tocco di femminilità, ma con un velo argentato maschile, con questi fiori muschiati. Ma guarda, una cosa micidiale, quanto è buono questo profumo. E questo è il preferito in assoluto, proprio roba che se lo spruzzerebbe in faccia così, della mia ragazza. Ah, inoltre, adora anche Pradalom Intense. Madonna, ragazzi, che cos'è? Che cos'è? Andiamo avanti. Il profumo che ti piace, che più ti piace, Pradalom. Il profumo più speciale. Reflection Man è un profumo che, uno dei pochissimi profumi che spruzzato mi ha fatto esultare. Io non sono una persona che si mette là a esultare. Reflection Man mi ha fatto esultare, ma spontaneamente. Una roba incredibile, un profumo fiorito con questo neroli brillante, proprio che sembra spremuto a mano. Profumo fiorito da uomo più spettacolare che esista, secondo me. Il più duraturo, sempre Dylan Blue. Wow, mamma mia, ragazzi, ve lo spruzzate la mattina, 5-6 spruzzi di questo qui, ve lo sentite il giorno dopo. Dylan Blue non può mancare, un must have. Il più elogiato dagli altri, non ci crederete mai, ma qui dietro c'è una boccia. Guardate il tappo, guarda qua. Il più elogiato dagli altri, sicuramente Dylan Blue, anche perché lo vesto di più, però si sente, si lascia sentire ed è godurioso e quindi non può non ricevere complimenti. Molto complimentato questo qui. Vi ho già raccontato una cosa, cioè c'è una persona che per tutto il giorno l'ha sentito, poi a un certo punto mi ha detto: ma sei tu che indossi questo profumo? Mamma mia, quanto è buono! Cioè l'ha sentito per tutto il giorno e poi mi ha fatto i complimenti alla fine della giornata. Pradalom, ma che cosa ve lo dico a fare? Un profumo super duraturo, che si lascia sentire, che è delicato ma allo stesso tempo avvolgentissimo, riceve un sacco di complimenti. E mai mi sarei aspettato che dopo il primo giorno che indossassi John Varvatos Artisan Pure, avrei ricevuto un complimento. Un complimento il primo giorno, secondo giorno, secondo complimento. E cavolo, funziona, ragazzi. Quindi, per adesso, perlomeno. Con la bottiglia più bella. Oh, sarà che sarò innamorato del suo profumo, ma a me la boccia mi piace un sacco. Ma guarda lì. Ma dai, su, ragazzi. Sembra che dentro c'è liquido argentato, ma è bellissima sta boccetta. Stupenda, stupenda. Io adoro anche il feeling che dà in mano. Ragazzi, poi qui ho cancellato due robe, la 12, quello che dura tutta la notte, nessuno, perché io non indosso niente la notte, e poi il profumo che usi prima di dormire, assolutamente niente, non indosso nulla prima di dormire, quindi queste io le ho cancellate. Andiamo subito quindi alla 14. Quello che non ti stanchi mai di comprare, e non ci crederete mai, vi sto per dire il nome di un profumo che adesso non ho ancora ricomprato. Lo so, è stupido, però è un profumo che
sento il bisogno di ricomprare. 1 million. Quello che compravi nella tua adolescenza, 1 million, è Allure di Chanel. Il profumo più dolce, ah, Stronger With You Intensely di Emporio Armani. Una bomba di zucchero, cannella, spezie dolci, miele, cardamomo, mandorla, noci. Questo è un panettone imbottito in boccetta, ragazzi. È dolcissimo, però il profumo è strabuono e ovviamente invernalissimo. Cioè, guarda, veramente, se indossate questa roba qui in spiaggia, giuro, penso che qualcuno potrebbe morire. Quello che ti fa impazzire, e qua ce ne sono un po', a me me ne fanno impazzire un po'. Il primo è sempre Prada, mi fa impazzire letteralmente. Il secondo è Reflection Man, mi fa impazzire, ma non ho la boccia. Ce l'avrò prima o poi ce l'avrò. Narciso, mi fa impazzire il dry down di Narciso, non appena lo spruzzi, dopo 20 minuti. Dopo 20 minuti è la cosa, una roba goduriosa da panico. Che odore brillante, ragazzi. Limpido, limpidissimo. Oh, mamma mia, che buono. E poi Leighton di Parfum de Marly. Che odore squisito, squisito. Un odore a sé stante di questa mela candita, speziata, con una vaniglia super morbida, avvolgente. Un profumo squisito, squisito. Mi piace tantissimo. Che spettacolo di profumo. Il profumo che ti piace regalare. Quelli che piacciono a me. Il più forte di Lanvin, ragazzi, è bestiale. Performance top. Il più caro, Parfum de Marly Leighton, per ora. E un bonus per chi nominerò adesso. Il più gnagnante. Qui mi aspetto grandi cose da delle persone che nominerò, ma per quanto mi riguarda i più gnagnanti sono loro due. Ebbene, siamo arrivati alle conclusioni di questo video, quindi vi ricordo le regole. Dovete rifare esattamente quello che ho fatto io, accettando la sfida di Alex Perfume. I nomi dei candidati al tag sono Simone di Guida alla Scelta, scelgo te, Mirko di Odoriamola con Mirko e la bellissima Ketra alias Caterina. Simone di Guida alla Scelta è un ragazzo super preparato, ha tantissimi profumi, un gran naso. Mirko di Odoriamola con Mirko, un genio, ne sa un macello. Lo so. Lavora nell'ambito profumi e cosmetici e tutte queste cose qui, ne sa un botto e poi è divertentissimo. Modestamente. E Caterina invece è una ragazza che ha cominciato da pochissimo in realtà a fare video, ma che a me piace tantissimo osservare nei video. Tra le altre cose, mi ha fatto venire una scimmia totale per un profumo, lei sa quale. Scusate, mi intrufolo un secondo soltanto per dire: usate la mascherina. No, non è questa la mascherina che dovete usare. Niente, ciao Alex, intanto ai tuoi iscritti. Niente, intervenivo soltanto per dire che ho fatto un video di risposta, quindi alle stesse domande alle quali stai rispondendo tu, quindi alla fine del tuo video ci possiamo anche incontrare sul mio canale per un caffè e per le risposte alle tue domande. Botta e risposta. Ciao! Tag. Magari ci sentiamo sui vostri canali, che ne dite? E magari noi ragazzi invece ci sentiamo al prossimo video, ok? Vi aspetto qua. Ciao a tutti!